il Partito Popolare al governo, Pilar Arresti. Però è anche vero che lì vicino abita il presidente della seconda più grande banca, spagnola, il Banco di Bilbao e Vizcaya Argentaria. Si tratta di Emilio Ibarra. Perché è questo? Perché l'ETA è solita richiedere soldi. And racial divisiveness. Our collective vigilance in these directions will be the bastion against the destabilization of the ASEAN region. A code of conduct in the South China Sea. With other like-minded countries, we would endeavor to work towards the evolution of a more conducive international economic and financial regime. Our region and the world require stability, not only in a political and strategic sense, but also in economic and financial affairs. We urge them to continue exercising restraint and remain firmly committed. As the regional body continues to face the challenges of globalization, from there. We thought about using critical juncture and pivotal, and we've used all those phrases before. So I think the issues are very complicated, very tough. We know that for a compromise, for an agreement, we will have to pay a price. I hope that the other side will also will recognize this fact for his side. Rai News 24 alle 8:30, la tragedia del canale di Otranto, gli interrogatori dei clandestini superstiti e dei due finanzieri sopravvissuti allo scontro hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita ai due militari delle Fiamme Gialle nella notte tra domenica e lunedì. Gli scafisti albanesi fuggivano dopo aver scaricato un gruppo di clandestini. A un certo punto hanno lanciato il gommone contro la poppa della barca dei finanzieri, buttandosi a mare poco prima dell'impatto. Nell'incidente hanno perso la vita anche uno scafista e due clandestini. Alle 6 stamattina sono riprese le ricerche dei cadaveri di uno dei due finanzieri e di un immigrato. Ed è subito polemica politica. Il ministro delle finanze Ottaviano Del Turco accusa l'Europa ci ha lasciati soli nella lotta ai trafficanti di uomini, mentre il ministro dell'interno Enzo Bianco rinnova la richiesta al governo albanese di un'azione più dura contro gli scafisti. Durissima è la reazione delle opposizioni che tornano a chiedere l'uso delle armi contro gli scafisti. Alleanza Nazionale, Forza Italia, CCD vogliono lo stop immediato degli aiuti all'Albania e polemiche vi sono anche sulla visita che il presidente del Consiglio Giuliano Amato ha in programma proprio in Albania venerdì prossimo. L'opposizione chiede di annullarla. Il governo di Tirana dice insomma il centrodestra è complice degli scafisti. La svolta nell'inchiesta sulla morte di Mario Castellano, il ragazzo ucciso a un posto di blocco ad Agnano vicino a Napoli.
L'agente di polizia che ha ucciso il 17enne è stato arrestato ieri pomeriggio con l'accusa di omicidio volontario, ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La versione che il poliziotto aveva dato dei fatti non è risultata credibile, mentre quanto riferito dal testimone oculare Giuseppe De Bernardo coincide invece con le indagini svolte. L'agente Tommaso Leone, nascosto in una viola nel vano tentativo di afferrare il ragazzo in motorino, sarebbe caduto e subito dopo avrebbe impugnato la pistola prendendo la mira e facendo fuoco sul ragazzo. Poco prima di essere arrestato, Tommaso Leone ha affermato di essere stato abbandonato da tutti. «Mi hanno scaricato», dice.